Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Rush. Abbiamo appena battuto la Lega di Hoenn. Esattamente, se ve lo siete persi andatelo a vedere nello scorso episodio perché è stata una grandissima Lega. Siamo riusciti ad arrivare nella top 8, nella top 8, come appunto ha fatto Ash nell'anime. E quindi in questo episodio andremo a fare un piccolo extra, che sicuramente avete visto nel titolo, per poter catturare altri due leggendari di Hoenn. Detto ciò, vi faccio vedere la nostra squadra per questa particolare puntata. Abbiamo Pikachu, Sceptile, Torkoal, lo abbiamo tenuto, Charizard, Fampi e Pidgeot. Pidgeot per la strategia che vogliamo usare per i leggendari, Torkoal pure, Fampi perché sarà un ritorno, dato che andremo ad affrontare la Battle Frontier nel prossimo episodio. E così come Charizard. Ovviamente poi sostituirò Torkoal con Corphish e Pidgeot con Swallow, che è la squadra appunto che Ash usa nella Battle Frontier. Poi io so che Ash durante la Battle Frontier cambia spesso Pokémon. Io non arrivo a quel punto di fedeltà all'anime. So che ad un certo punto arriverà anche Aipom e quando me lo daranno lo userò. Però finché appunto non me lo daranno non lo userò. A questo punto mi ha parlato questo assistente che ci ha chiesto di andare dal professor Oak. Qui c'è ancora Brock che vi aumenta l'amicizia dei Pokémon praticamente gratis, quindi se volete sfruttatelo. E a questo punto ne possiamo parlare a lui, che ci riporterà a Little Root City, a Little Root Town, appunto dove c'è il laboratorio del professor Elm. Allora, prima di andare a prendere leggendari, c'è una cosina che si può fare: andare a Kanto, andare dal professor Oak, qui c'è ancora tutta la festa per noi, perché abbiamo battuto la Lega, vediamo cosa ci dicono. Salve. Ok, stesso dialogo. Sì, stesso dialogo delle altre volte. Va bene. Allora, andiamo nel laboratorio del professor Oak. Nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare facendomi sapere qual è stata la vostra parte preferita della zona di Hoenn e di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi caricamenti, perché ora inizieremo con Sinnoh, quindi ci sarà da divertirsi. Allora, parliamo con Tracy. Hey Glacial, can you believe I get to work for professor Oak? Può crederci che vado a lavoro per il professor Oak? Ok, perché non ci sfida? Infamella di un Tracy? Vabbè, niente da fare allora. Ah, salve Glacial, ho sentito che hai davvero, che sei stato un grande nella Lega di Hoenn. It's a good timing to, since the Battle Frontier just opened up right here in Kanto. Ok, ci dice che la Battle Frontier si è aperta qui a Kanto. The first one I would recommend is Battle Factory near Cerulean City. Ok, lui ci raccomanda di andare alla Battle Factory di Cerulean City. E ora possiamo sfidare Tracy, dovevamo parlare prima al professor Oak. Possiamo sfidare di nuovo Tracy, che manda in campo Venonat. Io direi che potrei farla tutta con Pikachu in realtà. Andiamo con Electro Ball. Ah, Venonat, attenzione, eh! Attenzione il Venonat. Tackle, va bene. Paralizzato, ti sta bene. Dai, svegliati Pikachu. Forza, forza, forza. Bravo. E addio Venonat. Poi chi manda lui? Scyther, lasciamo Pikachu. Tipo coleottero volante, si prende un Thunder Punch nel muso e addio. Perfetto, ed infine Meryl, lasciamo il nostro Pikachu e andiamo di Electro Ball. Perfetto, abbiamo anche risfidato quindi Tracy. Vediamo cosa dice ora. Ok, stesso dialogo di prima. E a questo punto possiamo riandare ad Hoenn, perché questa cosa andava fatta ancora prima, diciamo, dei leggendari, se volevamo risfidare il buon Tracy. Andiamo a Hoenn e andiamo a prendere Latios e Latias, perché lo sapete, l'avrete letto dal titolo. Solitamente quando ci sono i leggendari ne mettono il titolo. Allora, per prendere Latios e Latias dobbiamo andare qui al percorso 121, quindi andiamo al Lilikov City, ovvero Porto Algepoli. Diamoci una curata veloce ai Pokémon. Dovremmo avere abbastanza ball per catturarli, eh. Abbiamo un bel po' di Pokéball. E andiamo a cercarli. Dovrebbero essere su questo percorso. Allora, no, non volevo andare nel Pokédex, ma nei miei Pokémon. E come primo Pokémon manderemo Torkoal. E sperando di paralizzarli. Loro, se non sbaglio, sono acciaio psico come tipi. Dovrebbero essere acciaio psico, giusto? Oppure solo psico? Non ricordo di preciso. Allora sapete cosa? Non mando Torkoal come primo Pokémon. Mando Pikachu. E provo a paralizzarli immediatamente con Nuzzle. Ok. Allora scendiamo di qui. Andiamo a cercarli.
Eccoli qua, Latias e Latias. Pronti per la cattura? Ovviamente salviamo davanti a loro, come sempre. Eccoci qua. E andiamo prima con Latias. Vai. Eccolo qua, Latias a livello 50, quindi fate attenzione come gira qui, o girace. Nuzzle. Ok, non è molto efficace anche di tipo metallo, come mi ricordavo. Acciaio, scusatemi, non metallo, come ricordavo appunto. Andiamo di Brick Break. Ancora Brick Break. Loro potrebbero conoscere Ripresa, potrebbero essere fastidiosi per quello. Ora andiamo con il nostro Pidgeot. E iniziamo a fargli Turbo Sabbia a rotta di collo. Vai. Tiriamogli giù la precisione. Heal Pulse. Attenzione. Sta cercando di curarci, di curarsi. Mist Ball. Ok. Ah, ci cura noi? Beh, grazie, caro Latias. Io intanto ti sto distruggendo la precisione. Infatti, ultimo attacco di Sandgast e via. A questo punto, vai col ritorno. No, l'ho ucciso! Dai, non pensavo di ucciderlo, sinceramente. Ma allora è psicovolante, non è psicoacciaio. No, se fosse psicovolante, Nuzzle sarebbe su super efficace. Che cacchio tipo è? Latios? Psicodrago, forse? Vabbè, a questo punto, ragazzi, ricarico il salvataggio e torniamo subito qui. Rieccoci qui. Sì, è psicodrago, ho controllato. Psicodrago. No, non so perché ricordassi acciaio, questi Pokémon. Boh, non so per quale motivo. Comunque andiamo. Sono Psicodrago, ecco perché appunto Elettro non è molto efficace. E a questo punto andiamo di Electro Ball. Dragon Pulse va benissimo. Brick Break. Va bene. Non potevi usarmi la cura, giusto? Come ho fatto prima con Pidgeot, però. Ok, allora con Pidgeot andiamo ancora di Sand Attack. Bravo, paralizzato, altro Sand Attack. E già due drop della precisione. Tre Sand Attack. E la paralisi. Questo qui non attaccherà più. Attaccherà una volta su 20, probabilmente. Ecco qua. Ora bisogna stare attenti a non ucciderlo, però. Vai, ultimo Sand Attack. Ah no, che non può più droppare. Allora, cambiamo Pokémon e vediamo se possiamo attaccarlo con qualcuno che non gli fa troppo danno. Forse Fampi. Fampi potrebbe non fare molto danno a Latias. Ecco, tanto non dovrebbe prendersi attacchi. Allora, Rock Slide non dovrebbe fargli troppo danno. Vediamo. Ok, era pure un colpo critico quello. Buono. Iniziamo a tirargli ball allora. Andiamo con le Ultra Ball. Usiamole. Queste Ultra Ball. Adesso riusciamo a prenderlo, eh. Che Latias si è liberato, non c'è problema. Potremmo anche andare con le Timer Ball, a dire la verità. Al posto di sprecare Ultra Ball. Anche se forse... Buono! Secondo tentativo preso, beh, paralizzato, vita rossa, alla fine ci sta. Buono. E Fampi, dato che abbiamo ufficialmente iniziato la Battle Frontier, non proprio ufficialmente, ma siamo già all'interno di quell'evento, perché questo è un episodio extra, lo potremo far evolvere in Donphan. Quindi questa volta non lo... Non gli impediremo di evolversi. Non vuole dare un soprannome a Latias. E Fampi si evolve. Lasciamolo evolvere tranquillamente. Finalmente avremo Donphan. E lui sì che è forte. Eccolo qui. Il buon Donphan. Vuole imparare Furia? E forse è meglio di Flagello. No, non è meglio di Flagello. Lasciamolo così. Potrei insegnargli il ritorno piuttosto. A questo punto, ragazzi, volo alla città più vicina, Lady Cove City, mi curo e torno qui per catturare il buon Latios. Eccoci qui. Ditemi nel frattempo invece com'è stata la vostra esperienza di cattura con Latios e Latias. Se non sbaglio erano Pokémon erranti in Rubino, Zaffiro e Smeraldo loro. Erano i Pokémon che vagavano per il mondo e dovevano essere catturati in quel modo. Erano ovviamente quindi molto difficili da catturare. Usavate la Master Ball voi magari? Io in quei casi avrei usato la Master Ball. Allora, save. Eccoci qua. E andiamo a catturare anche Latios. Sempre con Pikachu. Vai.
Eccolo qui, fiero. Voi che preferite, tra l'altro, Latias o Latias? Fatemelo sapere nei commenti. Ecco, l'user Nuzzle, mi sono confuso. Fortunatamente ho usato Yggdrasil. Ecco fatto, paralizzato, buono. Lusterpurge, va bene. Thunder Punch. Ah, ti fa male il Thunder Punchino, eh? Ti fa male. Beh, ovviamente vi ricordo che il nostro Pikachu è un Pikachu fisico, data la sua natura. È un attaccante fisico, non speciale. Ok, Ascend Attack. Ci ha colpito, eh. Ora, 3 Sand Attack addosso, una paralisi, difficilmente riuscirà ad attaccare. 4 Sand Attack. Mi sa che per te, Latios, non c'è più molto che si possa fare, eh. Quanto a te, quanto a quel che non puoi fare che tu, per te, qualcosa da poter fare potrebbe esserci. D'altronde è così che si dice, no? Allora. Andiamo ancora di Ultra Ball. Vita rossa, paralizzato. 6 drop alla precisione, anche se i drop alla precisione non influiscono sulla cattura, eh. Però. Grazie, mi hai pure curato. Perfetto. Ultra Ball. Quindi non conoscono ripresa. Ottimo. Meglio così. Ok, a questo punto direi che possiamo andare anche di Timer Ball. Dove sono le nostre Timer Ball? Eccole qua. Vai, vai, vai. Sei nostro? Sì, nostro. Perfetto. Vedete, ragazzi, basta un po' di strategia e comunque i leggendari si prendono abbastanza facilmente. Eccolo qua, preso. E a questo punto possiamo volare di nuovo a Lilikov City un attimo. Andiamo a controllare i nostri leggendari, già che ci siamo, prima di tornare a Kanto. Ecco qua. Così faccio vedere anche lo stato del mio Living Dex alla fine della terza regione. Hoenn è stata la regione in cui ho catturato meno Pokémon comunque, in cui il Living Dex è più scarno. Lo vedrete comunque. Allora, prendiamo Latios, numero 380, e lo andiamo a mettere al suo posto. Il Living Dex di Kanto praticamente è completo, manca solo di far evolvere, come vedete qui, questo Pinning Chansey. Dovrò ottenere una pietra ovale per farlo, quindi dovrò aspettare un po'. Allora, 380, quindi penso vada qui. Vediamo. 382, no, ok, uno indietro. L'altro sarà Latios. Ecco, come vedete il Living Dex di Hoenn è abbastanza vuoto. Mancano ancora un po' di cose, devo ancora resuscitare i fossili. Già che ci sono, li resusciterò quando andrò appunto a Kanto per la Battle Frontier. Mentre tu dovresti essere il 381, vero? Eccolo qui, sì. E dai, come leggendario non si è messi male, manca solo Rayquaza. E tecnicamente i tre regi. Però i tre regi per ora non li possiamo prendere nemmeno Rayquaza. Magari durante la Battle Frontier riusciremo a fare qualcosa. Abbiamo quei due Snorunt, uno lo dovrà far evolvere in Glalie. Abbiamo i due Swablu, uno in Altaria. Zanguzu non l'abbiamo ancora trovato. E, insomma, Milotic ci mancano un bel po' di linee evolutive qui. Abbiamo preso però Absol, c'è Mico, Shuppet, Kecleon, Castform. Questo devo farlo evolvere in Dusknoir, o meglio Dusclops e anche Dusknoir. Ci manca Cacturne. Questi devo farli evolvere. Devo prendere Wailmer per farlo evolvere in Wailord. Devo fare un Flygon, Spoink, che deve evolversi in Grumping. Ce ne mancano un bel po' tutta la linea evolutiva di Aron, guardala qui. Poi Shiftry, devo catturare un altro Nuzleaf. Gallade, quello però per la quarta generazione. Ho già un Ralts maschio. Basta farlo evolvere in Kirlia, ci metterò poco molto probabilmente. E gli darò poi la pietra albore, penso, per farlo evolvere. Masquerian mi manca. Qua mancano tutte le evoluzioni. Manca anche la linea evolutiva di Lodred. Manca un bel po', devo far evolvere i Lotad. Mentre con gli starter sono messo relativamente bene, ho già fatto tutte le uova, come vedete. Con Combusken è praticamente già diventato Blaziken, basta solo un paio di livelli, quindi questo è già fatto. Lui è gigante, mi ha detto che potrebbe essere un alfa, però non sono molto esperto di queste nuove generazioni di Pokémon. E niente, invece il Living Dex di Johto, come vedete, è praticamente quasi del tutto completato. Qui se ci sarebbe Wobbuffet che ho messo alla pensione per fare le uova, qui ci sarebbe Gligar, che non abbiamo ancora trovato. Volendolo potremmo comprare al casinò, ma
aspetterò di trovarlo. Abbiamo Politeod che ho fatto evolvere. Qui abbiamo l'uovo di Togepi. Appena avrò un po' di tempo lo farò schiudere. Qui abbiamo Togetic. E a questo punto il Living Dex di Yoto è praticamente completato. Effettivamente manca solo Gligar. E poi è completo. Living Dex di Kanto manca solo di evolvere Eppini, come vedete qui. Ed anche questo è completo. E bene, abbiamo completato praticamente le prime due regioni. Quasi completamente, se non completamente. Mentre Hoenn ci daremo da fare durante Sinnoh. Durante Sinnoh dovremo iniziare a fare il Living Dex di Sinnoh e riuscire a completare un po' questo di Hoenn. Ok? Quindi a questo punto noi ci spostiamo qui, dove inizierà effettivamente il Living Dex di Hoenn, in questo box. Lo lasciamo. Ecco fatto. No, aspetta, non lasciamolo. Prendiamo la squadra giusta. Prendiamo la squadra giusta della Battle Frontier per ora. Prendiamoci Corphish e poi spostiamoci di nuovo qui. Andiamo a prendere nel box di Ash. Eccolo qui. Prendiamoci Corphish. Vedete che Glalie che l'ho depositato lì. Lasciamo giù Torkoal. E prendiamoci Swallow. E lasciamo giù Pidgeot. Ecco qua. Giusto, spostiamoci di nuovo con i box. Altrimenti se catturo dei Pokémon poi vanno lì e devo fare ogni volta tutta sta roba qua per spostarli. È per questo che mi sposto con i box. Ecco fatto. E a questo punto possiamo tornare con un bel volo a Little Root Town. No, questa era di Difuro. Mannaggia me. Torniamo su con volo. Eccoci qua, Little Root Town. Andiamo nel laboratorio, prendiamo il teletrasporto. Andiamo a Kanto. Eccoci qua. E qui a Kanto, questo piccolo extra finisce qui. Abbiamo catturato Latios e Latias, abbiamo tecnicamente finito la regione di Hoenn e ora tocca alla Battle Frontier, che è la regione, diciamo, la saga 3.5, come un po' le isole Orange erano la saga 1.5, era tra virgolette sempre Kanto. La Battle Frontier è diciamo sempre Hoenn, vedete anche dalla squadra di Ash, la maggior parte dei Pokémon sono di Hoenn, ha semplicemente ripreso Charizard e ripreso Donphan, poi catturerà Aipom, che è un Pokémon della seconda generazione, però l'ossatura della squadra è sempre di Hoenn. Quindi io vi ringrazio per aver seguito questo video, vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!